dicevo, un tema qua anomalo, molto difficile perché è duro da risolvere, perché spacca a metà le parti sociali, la rappresentanza dei lavoratori, e questo è un tema comunque sempre negativo, perché crea distanze e differenze tra organismi che dovrebbero collaborare, anche se sono in concorrenza, ma comunque dovrebbero collaborare per mettere a punto delle norme più precise. Il tema della moltiplicazione dei contratti è una realtà, sono quasi 900, forse magari già l'hanno superato in questo momento e sono decisamente troppi. 150 solo nel tema delle costruzioni, nel commercio sembra sopra i 300 contratti, una cosa che non va bene. Ma questo non è sicuramente il modo per risolvere. Gino Giugni si inventò la formula dei sindacati maggiormente rappresentativi, che non è molto distante dai sindacati comparativamente più rappresentativi, per me è la stessa cosa, solo che quella formula indicava grosso modo quali erano i sindacati più importanti. Adesso invece a questa definizione vengono applicate delle sanzioni molto forti, perché si eliminano gli sgravi fiscali che sono previsti da diverse leggi per quelli che fanno i contratti in certe maniere, con la partecipazione oppure in altro modo, e sono quindi fondamentali. Il governo ha spinto in questo senso e bisogna quindi muoversi col montacarrella, anche perché dice comparativamente più rappresentativi non significa praticamente nulla, bisogna vedere che cos'è. Allora la cosa è importante, le pericoli di prima, se questa norma tende ad eliminare il dumping contrattuale, la prima cosa da vedere è se questi contratti prevedono dei minimi sopra o sotto la norma dei contratti. Se un contratto fatto dalla COPSAL o dalla CISA, adesso non importa, chiunque sia, ha dei minimi che sono superiori, il dumping non c'è. Quindi di che cosa stiamo parlando? Già questo scombrerebbe il campo di una cosa. E poi soprattutto quello che mi sembra molto importante è capire la comparazione dove va fatta. Allora, CGL e CISL sono sicuramente molto rappresentative, questo è indubbio, ma nell'ambito di una categoria, qual è il sindacato più rappresentativo? Bisogna distinguere, perché prendiamo la scuola, nella scuola la COPSAL ha lo SNAS che è il sindacato più rappresentativo, allora che fa? Si elimina da una parte e si rimette dentro dall'altra, sembra un po' ridicolo farlo a livello nazionale, come mi sembra, se non sbaglio, ha fatto l'Ispettorato del Lavoro. E poi, oppure in un'azienda, sempre rimanendo nell'ambito della COPSAL, in Fiat hanno fatto adesso recentemente le elezioni delle RSU, se non sbaglio, e quello fuori che la FISMIC ha il numero di rappresentanti maggiore rispetto alle altre. È chiaro che la FISMIC a livello nazionale non può competere con FIOM, FIM e WILM, ma nel caso specifico quell'azienda è comparativamente più rappresentativa, e allora che fa? Si le elimina in un'azienda oppure no? Poi adesso si parla appunto di contratti di filiera, di contratti d'area, contratti territoriali, è una cosa in cui non, insomma, mancano proprio la logica per andare avanti in questo caso. Io lo vedo molto negativa, anche perché il problema, dicevo, del dumping contrattuale e della proliferazione dei contratti è un problema molto serio, perché ci sono dei tanti lavoratori ai quali viene applicato uno di questi contratti, che vanno fatti, sono nati così, sono nati perché qualcuno applicava questi contratti e con un risparmio notevole in termini salariali, e questo non è accettabile, perché la cosa principale è quella di fare il lavoro uguale, salario uguale. Quindi il consiglio che viene dalla mia esperienza di tanti anni di relazioni industriali e dalla logica che sto vedendo è quello di cercare di andare un pochino più a fondo, non con interventi draconiani che risolvono apparentemente il problema ma poi alla lunga lo complicano ancora di più. Quindi occhio molto attento. Grazie.